Ciao ragazzi, questo video sarà dedicato alla lettura di un'opera d'arte. Prima di iniziare però volevo salutare una persona, ossia Deep Sky 85, che è una ragazza che mi scrive spesso e in uno dei suoi commenti mi ha chiesto di soffermarmi sulle simbologie e le allegorie contenute nelle opere d'arte. Questa volta infatti ho deciso di descrivere un'opera carica di elementi simbolici e allegorici e quindi di parlarvi del Concerto Campestre di Tiziano. Spero che sia di vostro gradimento, vi lascio alla lezione, un bacio, ciao! Il Concerto Campestre è un olio su tela realizzato da Tiziano intorno al 1510. Oggi è conservato a Parigi nel Museo del Louvre. Nel 1600 entra a far parte della raccolta d'arte di Carlo I d'Inghilterra, per poi passare in seguito in quella di Luigi XV. Nelle stampe del Settecento l'opera diviene celebre con il titolo di Pastorale, ma soltanto nell'Ottocento comincia a diffondersi con il titolo di Concerto Campestre. Fu attribuita per anni a Giorgione, ma soltanto recentemente, grazie ad indagini radiografiche, è stata dimostrata l'appartenenza alla figura di Tiziano. L'opera si può considerare uno dei manifesti dello sviluppo stilistico della pittura veneta, che, come sappiamo, si contrapponeva alla pittura fiorentina, che poggiava le basi appunto sul disegno, qui al contrario poi c'è un sapiente e vibrante utilizzo del colore. Il dipinto rappresenta un concerto interrotto, infatti vediamo raffigurati tre giovani seduti in un prato che suonano mentre una donna in piedi versa dell'acqua in una vasca di marmo. I due uomini, sono, come vedete, entrambi abbigliati con costumi d'epoca, mentre le due donne sono entrambe nude. Sullo sfondo a destra, in lontananza, quasi relegato in secondo piano, si vede un pastore che è attorniato da un gruppo di pecore. Il soggetto, racchiude, due tipi di allegorie, una poetica e un'altra musicale. Per quanto riguarda l'allegoria poetica, la si interpreta in questo modo: le due donne sono nude in quanto rappresenterebbero l'essenza divina. E sono come due apparizioni generate dalla fantasia e l'ispirazione di questi due giovani. La donna, col vaso rappresenterebbe la poesia tragica, mentre, quella con il flauto la poesia pastorale. Il suonatore di liuto rappresenta il poeta dal lirismo esaltato, mentre quello che gli sta accanto è un paroliere ordinario. Tutto questo secondo la poetica aristoteica. Per quanto riguarda invece l'allegoria musicale, è innanzitutto necessario ricordare, secondo la teoria neoplatonica, che gli strumenti a corde e a voce celebravano un tipo di musica cittadina, quindi una musica elevata, mentre gli strumenti a fiato e percussioni venivano associati ad un tipo di musica contadina e quindi campagnola. In merito a ciò, il dipinto mette in scena l'accordo tra il liuto, che è suonato da questo giovane cittadino, e giacché il liuto è già nobile di per sé, e con il flauto, che, essendo un elemento inferiore, viene quindi nobilitato, dall'utilizzo che ne fa questa figura, che è appunto una figura allegorica, che rappresenta quindi una musa e quindi un'entità superiore. L'altra musa che fa tempera l'accordo tra questi due strumenti, miscelando allegoricamente i suoni. Questo accordo però viene interrotto dall'intrusione di un pastore che si è allontanato dal boschetto dove ha radunato le pecore e quindi in un certo qual modo viene rappresentato come un elemento di disturbo. I due suonatori che cosa fanno? Sospendono di colpo l'esecuzione e si volgono quindi ad esaminare con aria di circostanza questo inferiore, cioè colui che senza comprendere per differenza di classe e di divario, quindi di cultura, ha turbato l'armonia, ossia la concordanza tra la musica mondana e la musica celeste. Il livello inferiore della musica rustica quindi è ratificato, non per via di metafore musicali, ma direttamente verso l'immagine dell'inadeguatezza. C'è da sottolineare infine il fatto che il tema musicale dell'epoca era un tema molto sentito e altrettanto diffuso nelle raffigurazioni pittoriche, questo perché la musica veniva vista come un elemento integrante per la formazione e l'educazione di un giovane gentiluomo.
Per quel che riguarda la composizione, vi è un'attenzione particolare per il paesaggio e quindi probabilmente Tiziano si è fatto anche ispirare dalla Tempesta del suo predecessore, cioè dal maestro Giorgione, che a sua volta si era fatto coinvolgere dallo studio meticoloso del paesaggio di Leonardo. Il video si conclude così, spero davvero di essere stata chiara e soprattutto utile a Deep Sky, che saluto, e a tutti coloro che seguono con interesse questo genere di video. Vi do appuntamento alla prossima volta, vi mando un grande bacio e a presto. Ciao ciao!